E adesso dedichiamo un articolo a Loretta Graziani, ossia una delle corteggiatrici di punta del nuovo tronista Gianmarco Valenza. Nell'ultima puntata che abbiamo visto in televisione, c'è stata un'esterna fra tronista e corteggiatrice molto carina, dove lui ha cercato di farsi perdonare per alcuni suoi atteggiamenti precedenti. Lo ha fatto regalandole un vestito e dopo l'ha portata in una location con piscina molto romantica e lì si sono baciati appassionatamente. Sicuramente ricorderete che Maria De Filippi ha precisato che il bacio fra Loretta e Gianmarco è continuato fino alla fine dell'esterna stessa. Da allora ci manca un'esterna invisibile, nel senso che nell'ultima puntata che è stata registrata, ossia questo venerdì, praticamente il trono di Gianmarco Valenza è stato oscurato per dei motivi che non capiamo e a leggere nel web siamo in molti a non capire. In ogni modo, sia come sia, a questo punto crediamo che le cose siano andate molto male, nel senso che Loretta Graziani, dai messaggi che sta lanciando sui social, è molto arrabbiata e tutto fa pensare con Gianmarco. Scrive infatti la corteggiatrice: Loretta Graziani si bacia con Gianmarco Valenza in esterna, Gianmarco e Loretta in esterna si baciano. L'ignoranza di certe persone non ha limiti. Cancelletto, NONHOPARONLE, i nodi vengono sempre al pettine prima o poi. Ma cosa sarà successo? Ma soprattutto, come mai a questo trono, che potenzialmente ha anche un senso, non viene dato nessuno spazio? Al contrario del trono di Amedeo Barbato, che in due mesi non ha costruito nulla con nessuna? Forse mi sbaglierò, ma inizio veramente a pensare che la causa di questo oscuramento del suo trono sia, in parte, il fatto che Amedeo Barbato sembra avere delle simpatie quantomeno anomale da Maria e redazione, ma soprattutto non vorrei che Maria stesse facendo pagare a Gianmarco ancora i suoi peccati estivi. Peccato davvero, ribadisco, secondo me questo trono avrebbe veramente tutte le carte in regola per divertire, ma facendolo vedere una volta ogni due settimane per un 15 minuti miracoli non si fanno.